quarto. Vabbè, anche se siamo arrivati tardi, ci andiamo a vedere questa tomba. Particolare comunque, eh? Insolito per un sito greco, sinceramente, eh? Paesino agricolo, prevalentemente agricolo, sopra Navarino. Navarino. Sopra Navarino siamo arrivati qui in questo paese abbastanza sperduto in mezzo alle colline, una decina di chilometri, e ci siamo fermati in un posto che più o meno, insomma, pensiamo possa andare bene, vicino a una zona semi-industriale. Ci si è avvicinato un signore, sicuramente un agricoltore, con il latte, e ci ha dato il latte di capra. Sì. Ci ha dato il latte di capra buonissimo, e adesso ce l'ha regalato, e poi ci ha portato due uova. Due uova appena vediamo se sono, ecco, freschissime. Queste sicuramente sono da bere. Cioè, poi dici, per quale motivo ami la Grecia? Ami la Grecia perché ancora esistono le uova veraci dal contadino. Quindi a me questa cosa mi stupisce ancora, ecco perché continuo ad amare questi uomini, insomma. Quindi adesso mangiamo. Palazzo di Nestore, che si trova vicino a Pilos. Non pensavamo sinceramente di trovare una cosa del genere, invece è un sito archeologico molto molto famoso, coperto da questa struttura. Il più grande, praticamente, per la Messenia. Sì. Però vale la pena, assolutamente vale la pena.